Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben. Siccome la base d'utenza in questo canale ha un'età media piuttosto elevata, oggi vi mostro come tornare bambini con EmuVR, un ambiente virtuale che riproduce una cameretta, che può essere anche personalizzata a vostro piacimento, dove poter installare qualsiasi console, dal Commodore 64 al Nintendo Action Set, passando per Super Nintendo, Sega Master System, PlayStation e molte altre, potendo fare quelle cose che rendevano magiche queste console, cioè poterle collegare con dei cavi alla TV, inserire cartucce e CD e godersi lo spettacolo su un magnifico TV a tubo. Mi raccomando, non è una cosa semplice, anzi, a proposito, per semplificare al massimo tutte le procedure, ho suddiviso la versione PCVR e quella standalone in due guide. In questo tutorial vi mostro come utilizzare EmuVR su PC, sia flat che PCVR. Mentre nella prossima guida vi farò vedere come utilizzarlo su Quest in standalone. Seguite attentamente tutti i passaggi e disclaimer: sappiate che quando si parla di emulazione si parla di qualcosa di illegale. Nel momento in cui non siete possessori dei sistemi e dei giochi che andate a emulare, quindi se non avete una PlayStation con Crash Bandicoot e lo emulate su PC o su qualsiasi altra piattaforma, state facendo una cosa illegale. Quindi fate questa cosa solo per quelle console e per quei giochi di cui siete possessori. Quindi li dovete avere fisicamente in casa. Mi raccomando. Un'altra cosa illegale che molti di voi fanno è fare partire i miei video con l'adblock per bloccare le pubblicità. Quindi disattivate l'adblock, fate ripartire il video con le pubblicità, fatto ciò, mollate gli ormeggi e salpiamo all'avventura su come scaricare e installare EmuVR ed emulare PlayStation e le altre vecchie console anche in VR. E partiamo con lo step 1. Scaricare e installare EmuVR e RetroArch. Lavoriamo sempre con ordine, quindi create una cartella sul desktop, chiamatela EmuVR. Seguite il primo link che trovate in descrizione e scaricate EmuVR e RetroArch e salvateli dentro la cartella che avete appena creato. Dentro la cartella EmuVR create una cartella chiamata RetroArch. Cercate sempre di rispettare lettere maiuscole e minuscole, così nei passaggi successivi alcune cose verranno automatizzate. Trascinate l'archivio RetroArch dentro la cartella RetroArch, aprite la cartella ed estraete i file dall'archivio direttamente dentro la cartella. Ora tornate indietro, dentro la cartella EmuVR, ed estraete i file dall'archivio EmuVR direttamente dentro questa cartella. Step 2. Creare cartelle giochi e scaricare le ROMs. Non è ancora il momento di giocare e avviare l'emulatore, perché prima bisogna creare le cartelle per i giochi delle varie console. A tal proposito, ricordate una cosa molto importante: se le ROM che scaricate sono in formato zip oppure 7-zip, è sufficiente mettere questi archivi dentro le rispettive cartelle. Se invece si tratta di archivi di giochi su CD, come per esempio quelli su PlayStation, l'archivio deve essere estratto all'interno della propria cartella. Se l'archivio è in formato RAR non funzionerà. Quindi se scaricate un qualsiasi gioco di qualsiasi emulatore in formato RAR, dovete estrarlo e ricompattarlo in formato ZIP o 7-ZIP. Per i file dei giochi su CD, assicuratevi che dentro l'archivio da estrarre ci sia sempre un file con estensione bin oppure .iso e un altro file con lo stesso nome ma con estensione .q. Uno è il contenuto del CD vero e proprio, mentre l'altro è il file di lettura che consente all'emulatore di leggere dentro l'archivio. Ok, detto ciò, entrate nella cartella EmuVR Games e cancellate il contenuto. Qui dentro dovete creare le singole cartelle delle console che volete emulare. Io, per esempio, ne ho creata una chiamata PlayStation e una chiamata Super Nintendo. Dentro queste cartelle dovete mettere le ROM dei giochi che volete giocare. Sarebbe stupendo dirvi dove trovare le ROM, ma non posso. Se non siete molto ferrati, vi suggerisco, ragazzi, di non scaricare archivi e file
senza conoscere le fonti. Quando si tratta di emulatori e ROMs, la possibilità di incappare in virus e malware è altissima. Quindi fate molta attenzione, sempre a discrezione vostra, oppure fatevi aiutare da qualcuno che ha esperienza e quindi magari conosce qualche fonte, qualche sito sicuro. E ricordate, solo le console e i giochi dei quali siete fisicamente possessori. Una volta che avete trovato le ROMs dei giochi da giocare, mettetele dentro le rispettive cartelle. Quindi i giochi per Super Nintendo vanno nella cartella Super Nintendo e non vanno estratti se sono in formato zip e 7-zip, mentre i giochi PlayStation vanno nella cartella PlayStation e vanno estratti direttamente lì dentro. Step 3. Eseguire la scansione dei giochi. EMUVR adesso deve trovare i giochi all'interno delle varie cartelle e configurare il percorso delle varie librerie. Ecco come fare. Andate nella cartella EMUVR Game Scanner e avviate gamescanner.exe. Cliccate sul tasto Update Core Data, quindi su Attempt Autofill. Se avete creato le cartelle correttamente, questo farà in modo che vengano riconosciute automaticamente. Altrimenti potrete inserirle manualmente specificando il percorso. Cliccate su Download Missing Cores e attendete il completamento. Questo processo potrebbe essere molto lungo se avete creato molte cartelle e se avete scaricato molte ROMs. Questo però potrebbe causare qualche problema di stabilità nel funzionamento dell'emulatore. Quindi vi suggerisco di creare poche cartelle e riempirle con pochi giochi per volta. Step 4. Installazione del BIOS. I file BIOS sono fondamentali per far funzionare gli emulatori, soprattutto quello di PlayStation. Gran parte delle altre console, invece, non hanno bisogno di alcun BIOS, oppure lo scaricate già insieme all'emulatore. Anche in questo caso non posso dirvi dove trovare le BIOS. E attenzione, perché oltre a essere più difficile da trovare rispetto alle ROMs, i file BIOS sono generalmente più soggetti a contenere virus e malware. Quindi anche qui dovrete sbrigarvela da soli e soprattutto fatevi aiutare da chi già sa dove mettere le mani. Sappiate che è complicato perché ogni versione di console, PAL, NTSC, versione europea, versione giapponese, eccetera, richiede un suo BIOS specifico. Quindi non basterà scaricare un BIOS a casaccio per PlayStation, ma avrete bisogno di cercare quello corretto. Se cercate su Google EMUVR BIOS oppure Retro Arc BIOS, li trovate. Con un po' di pazienza e sapendo un po' dove andare, sicuramente li troverete. Oppure c'è un trucchetto per evitare di cercare inutilmente. Avviando EMUVR sul desktop, dall'eseguibile forcedesktop.exe, avete già la possibilità di collegare le console a uno schermo e accenderle. Nel caso di BIOS mancante, sullo schermo vi viene mostrato un messaggio d'errore col nome del file necessario. Quindi prendete nota del file necessario e cercatelo. Vi facilito un pochino le cose. Il BIOS corretto per la classica PlayStation è SCPH5501.bin. Cercatelo e scaricatelo dentro la cartella EMUVR RetroArch System e voilà, EMUVR è già pronto per essere utilizzato, ma aspettate perché c'è ancora un ultimo passaggio che va fatto giusto per sicurezza. Aprite nuovamente la cartella EMUVR Game Scanner, avviate nuovamente gamescanner.exe e cliccate su Scan Games for EMUVR. A questo punto l'emulatore è pronto per essere utilizzato in flat. Per muovervi all'interno dell'emulatore potete utilizzare mouse e tastiera oppure un gamepad. Io utilizzo quello per Xbox e non ho avuto neanche bisogno di configurarlo perché viene riconosciuto automaticamente, ma dobbiamo vedere come giocarlo in VR. E quindi step 5, come utilizzare EMUVR in VR. Avete diverse opzioni, vi ricordo che questa è la guida per farlo funzionare su PC, quindi le opzioni per l'avvio sono tramite cavo Link o AirLink, tramite SteamVR e tramite Virtual Desktop. Per l'avvio tramite cavo Link o AirLink, collegate il visore al PC tramite cavo
oppure avviando il collegamento wireless di AirLink e cliccate sull'eseguibile forceoculus.exe. Per l'avvio tramite SteamVR, collegate il visore al PC tramite cavo e aprite SteamVR oppure tramite Steam Link e poi avviate l'emulatore tramite l'eseguibile forceSteamVR.exe. Per l'avvio tramite Virtual Desktop, indossate il visore, avviate Virtual Desktop e poi cliccate sull'eseguibile forceVirtualDesktopStreamer.exe. Se avete fatto tutto correttamente, vi troverete dentro la vostra stanzetta con tutte le console posizionate, oppure aprendo il pannello con il tasto menu del controller sinistro, potrete prendere e posizionare console, cartucce e CD dove volete, direttamente con le vostre mani. Le console vanno collegate con i cavi video ai monitor, le cartucce e i CD vanno inserite manualmente dentro la console e poi vanno accese. Dopodiché posizionatevi davanti al TV, posate i controller del visore e prendete il gamepad e cliccando con un tasto il controllo passerà dall'ambiente al gioco che avete nello schermo. Anche qui, per scoprire quali sono i vari comandi per fare le diverse cose, dovrete scoprirlo un po' da soli, perché ogni controller ha la sua diversa mappatura dei comandi. Nel mio caso, per esempio, per entrare dall'ambiente allo schermo, devo mettermi davanti allo schermo dove c'è il gioco e premere il tasto A sul controller. Oppure, per uscire dallo schermo e muovermi nuovamente all'interno dell'ambiente, devo premere entrambe le levette sul gamepad. E quindi poi posso riprendere i controller e muovermi all'interno dell'ambiente. Studiate bene anche i settaggi, perché ci sono delle impostazioni per settare il movimento fluido, il movimento con teletrasporto, rotazione a scatti o rotazione fluida, aumentare la grafica e gli effetti. Si possono impostare anche le light gun e insomma molto altro. Date uno sguardo da soli, oppure se vi risulta troppo difficile fatemelo sapere e cercherò di fare una guida semplice alle basi per l'utilizzo di EmuVR. Ragazzi, me l'avevate chiesto in tanti di fare un video sull'emulazione in VR, questo è il primo, ne arriveranno altri. Spero che questo video vi sia stato utile e ovviamente arriverà il prossimo per spiegarvi come installare sempre EmuVR in standalone stavolta, quindi direttamente su Quest e senza PC. Molti di voi seguono, commentano, tornano a guardare i miei video e di questo vi ringrazio, ma sarebbe ancora meglio se vi iscriveste al canale, poi se attivate tutte le notifiche. Tanto ragazzi, a voi non costa nulla, un click. Per il canale però è molto importante, come è anche importante guardare i video per intero e mettere un like. Mi raccomando, date sempre un occhio ai link in descrizione e nel primo commento, usateli per l'acquisto di Quest 3 o il prossimo Quest 3S su Amazon, accessori delle migliori marche come Kiwi Design, CyberVR, VR Cover, Aubica, AMVR e tanti altri, e le fantastiche lenti graduate VR ROC per proteggere le lenti del visore da graffi e polvere e i vostri occhi dalla fastidiosissima luce blu, e inoltre giocare senza occhiali in VR perché sono personalizzabili e quindi le potete fare realizzare con la vostra gradazione, ovviamente dietro prescrizione medica. Di tutto questo, oltre a utilizzare i miei link, potete utilizzare anche i codici sconto per spendere di meno. Entrate anche nel gruppo Telegram, trovate in descrizione, per i link dei miei giochi meta scontati al 25%. E l'altro gruppo Telegram, link in descrizione nel primo commento, per venire a chiacchierare e insultarci direttamente col resto della marmaglia. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia, un saluto marmaglia. Ho ho.